Poracci, è giunto il momento di aprire il 2022 di Nintendo con il primo Direct dell'anno. Ovviamente seguiremo insieme l'evento domani a partire dalle 22, ma ormai le live si sono spostate sul sito Viola. Mi raccomando, trovate il link in descrizione. Vietato a mancare, perché sarà un appuntamento imperdibile. Vi aspetto! Per quanto riguarda solo risposte sbagliate, Jampy of Magic si conferma come uno dei commentatori più veloci in assoluto, mentre Aura Boy mi ha steso con Driver San Fiscesco. Capolavoro. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo smart e direct. Quella di oggi sarà una puntata directissima, perché andremo a vedere tutto quello che possiamo aspettarci dal primo direct dell'anno, che verrà trasmesso in diretta alle 23 di domani sera, 9 febbraio 2022. Come al solito cercheremo di lanciarci in delle prediction quanto più verosimili possibili, ma un pochino sogneremo anche ad occhi aperti. Oggi più che mai sono curioso di sapere quali sono le vostre prediction e speranze, e vi aspetto quindi qua sotto nei commenti. Dai che una volta che ci siamo radunati tutti quanti, possiamo partire insieme alla volta della conquista non violenta di YouTube Italia e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche sul sito Viola, mi raccomando, se no domani la live ve la perdete. Trovate tutti i link utili in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Mi dispiace, ma questa sarà una puntata monotematica, quindi non ci saranno notizie da trattare al volo, ma andremo subito a gettarci nel cuore dell'episodio. Perché come per ogni direct è bene volare bassi con le aspettative. E inoltre va ricordato che i direct di inizio anno non sono mai esplosivi come quelli del periodo delle tre. Ma se questo deve essere uno dei migliori anni per Nintendo Switch, beh allora mi aspetto che Nintendo parta col botto. Quindi cosa vedremo in questo Nintendo Direct? Partiamo dalle certezze. Nintendo ha comunicato che il Direct durerà circa 40 minuti e sarà incentrato principalmente sui giochi per Switch in uscita nella prima metà del 2022. Se andiamo a vedere lo storico delle presentazioni passate, questa indicazione non va presa proprio alla lettera, e in passato ci sono stati annunci di progetti previsti molto più in là nel tempo, quindi non prenderei questo comunicato come a conferma che non verrà mostrato niente di Breath of the Wild 2, ad esempio. Ma comunque andiamo con ordine. Di sicuro avremo dei focus approfonditi su uscite imminenti. Mi aspetto un gameplay trailer di Kirby e la Terra Perduta, qualcosa che spieghi nel dettaglio il funzionamento del gioco e che ne illustri tutte le meccaniche ludiche. Ci saranno altri annunci per i 30 anni di Kirby? Sì, ma forse non in questo Direct. È probabile che Nintendo voglia mantenere l'attenzione tutta sul titolo in uscita il 25 marzo. Altro gioco fondamentale in uscita a marzo è Triangle Strategy e proprio come per Kirby do per scontato un bel trailer approfondito su storia e meccaniche di gioco. Inoltre, in piena tradizione Square, un po' come è accaduto per Octopath, mi aspetto l'annuncio di una demo disponibile a partire dalla fine della presentazione, magari che consentirà anche di portare i progressi sul gioco completo. Un piccolo detour visto che stiamo parlando di Square Enix. Domani sarà il momento perfetto per annunciare l'arrivo di tutte le pixel remaster di Final Fantasy, dal primo al sesto, anche su console ibrida. L'unico motivo per cui non sono state ancora annunciate per Switch può essere solo quello che si attendeva a un evento del genere per dare la notizia. E non vi nascondo che sono molto in hype per questa riedizione, anche perché sarà l'occasione perfetta per riscoprire un capolavoro immortale come Final Fantasy VI. Non dimentichiamoci poi che in ballo c'è ancora il reboot di Advance Wars 1 e 2 ad opera di WayForward. Il gioco doveva uscire verso la fine dell'anno scorso, ma è stato rimandato a un generico 2022 e a parte il reveal trailer abbiamo visto ben poco dello strategico. Mi aspetto che Nintendo torni alla carica mostrando un titolo degno del nome che porta, soprattutto se i leak che lo vogliono in uscita ad aprile si confermeranno veritieri. Rimanendo tra le produzioni di terze parti, do per scontato anche la presenza di Capcom e di Monster Hunter Rise, con il suo primo DLC Sunbreak, previsto per una generica estate 2022. Magari, oltre a del gameplay, potremo scoprire anche la data di uscita. Sappiamo inoltre che febbraio sarà il mese dell'arrivo di Majora's Mask su NSO, e quantomeno mi aspetto che il titolo venga citato durante la presentazione e che sia accompagnato anche dalla data di uscita, prevista magari per il prossimo venerdì o il seguente. Tutto qua a tema Zelda? Non credo, ma ne parleremo dopo. A
proposito di NSO, in questi giorni si parla tantissimo del probabile ritorno di un agente segreto molto famoso, come scritto in un tweet da un redattore di Video Games Chronicle. Per me Poracci è chiaramente un riferimento a GoldenEye, storico FPS apparso su Nintendo 64 che per problemi di licenze non è mai stato ripubblicato all'infuori del Nintendone. Sappiamo che Microsoft ha pronta sui suoi server la remaster pensata per uscire originariamente per Xbox 360. Cosa aspetta a svelarla? Magari un annuncio da parte di Nintendo. Vedremo GoldenEye versione Nintendo 64 arrivare all'interno del pacchetto aggiuntivo? O magari anche su Switch verrà portata la remaster? Difficile a dirsi, ma mi sbilancio e dico che 007, in un modo o nell'altro, sarà presente in questo Direct. Continuiamo con i leak. Abbiamo parlato proprio ieri della collection dei tre titoli di Arkham e domani state sicuri che verranno presentati su Switch. Ovviamente la buona riuscita del progetto dipenderà sia dal prezzo della raccolta, sia dalla cura con cui saranno portati questi tre immensi giochi di Rocksteady. Speriamo per il meglio. Volevate il seguito di One to Switch? No? Nessuno? Strano. Comunque, ve ne ho parlato nello shorts di ieri, ma secondo voci più o meno attendibili, Nintendo sarebbe pronta a svelare il seguito di un titolo casual che lascerà tutti quanti indifferenti. Il nome più quotato è quello di One to Switch, ma in questo mi aspetto di essere sorpreso in negativo da parte di Nintendo. Secondo voi, di che gioco si può trattare? Poi, vedremo Silksong? Probabilmente no, anche se questa sembra l'occasione perfetta, ma è più di un anno che ci ripetiamo questa storia, quindi, fossi in voi, manterrei le aspettative basse. Vi ricordo che nel Giga Leak di GeForce Now il nome di Silksong compariva affiancato alla data di uscita 22 febbraio 2022 e questo è un dettaglio che sta facendo sperare i fan della produzione Team Cherry. Fate voi, io ormai ho un po' perso le speranze. Ne ho leggermente di più per Sports Story, ma questo è un titolo che vedo meglio in un indie world. E per chiudere questa prima sezione direi che è sicuro al 90% che avremo un mini focus su Splatoon 3. Verrà mostrato il gameplay, le modalità di gioco e i miglioramenti rispetto al precedente capitolo. Avremo anche una data di uscita prevista per quest'estate. Bene, ora è il momento di sganciare i nomi più importanti, quei titoli che da soli possono cambiare completamente la percezione di un Direct e che volendo meriterebbero tutti quanti di essere la one more thing posta in chiusura dell'evento. Quindi, da dove partiamo? Per me Bayonetta 3 non ci sarà. Il nuovo progetto di Camilla e soci verrà più che altro mostrato durante il periodo delle 3 con una data di uscita posizionata più verso la fine dell'anno. Stesso discorso per la remaster remake di Metroid Prime 1 che sono convinto verrà annunciata più in là durante l'anno e verrà fatta uscire verso novembre-dicembre per far coincidere la riedizione con il ventennale della prima pubblicazione avvenuta in Nord America su GameCube. Però a tema Metroid, perché no? Potremmo vedere magari un DLC di Dread? Sarebbe comunque una sorpresa molto gradita. Non dimentichiamoci che questo sarà il primo Direct senza Smash e quindi si è liberato il posto dell'apertura dell'evento, quell'annuncio a sorpresa che fa da subito schizzare in alto il ritmo della presentazione. Ci vedrebbe bene il reveal del prossimo Fire Emblem. Si tratti sia di un remake di un capitolo storico, sia del successore di Three Houses sviluppato in tandem con Koei Tecmo. E a proposito di JRPG, me lo sento. La chiusura sarà affidata a Xenoblade Chronicles 3 o comunque al prossimo progetto Monolith. Dei rumor ne abbiamo tanto parlato nei giorni scorsi e non esiste che venga ancora mantenuto il silenzio su questa produzione, che verrà confermata per fine 2022. Ci sarà Breath of the Wild 2? Difficile, ma propendo più verso il ni. Mi aspetto la solita comparsata di Anuma che rassicura sullo stato dello sviluppo e magari fa vedere un rapido trailer composto da immagini già viste e poche nuove sequenze, ma anche l'annuncio dello stoppino supremo. Dai su, Nintendo, sei ancora in tempo per festeggiare come si deve l'anniversario di Zelda. Tirate fuori la collection di Wind Waker e Twilight Princess e nessuno si farà del male. E poi, ultima poro prediction, ci sarà un annuncio relativo a Super Mario. Non credo si tratterà di un nuovo episodio in 3D né di un platform in 2D, piuttosto di un titolo secondario. Solitamente quello di febbraio è un buon momento per annunciare lo sportivo di turno. Quindi, dai, fatemi sognare. Finalmente vedremo il tanto rumoreggiato Mario Strikers ad opera di Next Level Games o, peggiore delle ipotesi, il primo teaser del film di Super Mario. Voi poracci cosa ne pensate? Lo so, mancano tantissimi nomi all'appello. F-Zero, il nuovo Donkey Kong, Star Fox. Si potrebbe andare avanti per ore, ma ricordiamoci che ci saranno soltanto 40 minuti a disposizione e che l'anno è ancora molto lungo. Quindi, come al solito, sia all'hype ma con moderazione.
Ora tocca a voi. Cosa vi aspettate dal direct di domani? Fatemi sapere le vostre poro prediction e soprattutto vi aspetto domani in live sul sito Viola. Mi raccomando, non mancate, trovate il link in descrizione. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per un nuovo video, ma anche per la live del direct. Voi nel frattempo, mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro directo, Michele ti aspetto, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Directo ti aspetto.